Come facciamo ad aumentare la risoluzione delle nostre immagini? A parte che risoluzione è un po' impropria, ma comunque al di là della terminologia, no? Le dimensioni in pixel delle nostre immagini è un problema che è emerso nei giorni scorsi, un po' delle sperimentazioni che stiamo iniziando a fare su SketchUp Diffusion, che è, appunto, l'immagine di questo render che lui mi genera, chiamiamolo render, che mi genera risente delle dimensioni dello schermo dentro cui sto lavorando. Quindi ho preso in considerazione un'altra intelligenza artificiale che me l'ha citata Marco e ringrazio tantissimo di avermi segnalato questo sito nello specifico, che adesso farò vedere, che ci fa passare da che cosa? Da una dimensione, diciamo, del genere dell'immagine scaricata a questo, in cui posso arrivare a zoomare e aggiungere dettaglio all'infinito. Veramente riesco ad ingrandire tantissimo un'immagine che aveva una risoluzione bassa, una cosa che fino a poco tempo fa sarebbe stata un'eresia, come dire. Il fatto di dire che un'immagine ha una bassa risoluzione era un po' uno dei dogmi, di dire no, beh, la qualità la posso perdere ma non la posso aumentare, come dire, è una delle cose che anche un po' in fotografia, no? Sì, deve fare un po' i conti con questo aspetto qua. Come facciamo allora ad aumentare e come fa a farlo? Beh, come fa a farlo? Lo fa l'intelligenza artificiale per noi, insomma, no? Evidentemente c'è tutto un algoritmo che intuisce il profilo, le forme degli oggetti e aggiunge pixel. E l'immagine la posso far diventare veramente gigantesca. Allora, il sito è questo, ce ne saranno chissà quante altre, non mi importa, questa è una delle tante, diciamo, intelligenze artificiali che fanno il suo lavoro. Allora, beh, Replicate. Il sito nello specifico, eccolo qua, magari poi lo metto il link sotto al video, nei commenti, nella descrizione del video, eccetera. Replicate.com, Nightmare AI, Real ESRGAN. Cioè, non sto neanche a leggerlo, capito? Vengono fuori di quelle cose. Basta loggarsi dentro, è totalmente gratuito, faccio login e carico dentro la mia immagine. Allora adesso lo farò, beh, questo è quello che mi viene fuori dopo, no? Quindi ho sulla sinistra l'immagine caricata da me e sulla destra quella aumentata del tot di volte che voglio io. Dipende però un po' anche dalla potenza di calcolo del computer, perché dipende, cioè non è un calcolo che viene fatto online, è un calcolo che viene fatto in locale. Quindi dipende anche un po' dalla potenza di calcolo del PC. Quindi niente, io ho fatto il mio render bello, brutto, quello che è. Adesso non sto qui a dilungarmi su cosa ho impostato, cosa non ho impostato. Faccio notare solo questo, che ho messo un alberello in giardino schematico, questo qui, quindi niente di che come dettaglio, quindi il modello di SketchUp mi è rimasto piuttosto leggero. E nelle impostazioni qua di rispettare la geometria gli ho dato un po' di libertà di interpretarlo quell'albero, quindi quell'albero, cioè non l'ho messo al massimo il cursore rispetto alla geometria, altrimenti mi avrebbe mantenute le foglie schematiche spigolose così come erano. Riducendolo un pochino mi ha invece l'ha interpretato quell'albero. Reputo che sia questo cursore qua, gli ho lasciato la libertà di lasciarmi, come dire, gli ho lasciato la libertà di interpretare un po' quell'oggetto e di generare foglie, e ha messo veramente delle foglie dettagliate e tutto, però ovviamente non riusciamo tanto a vederle, quindi proviamo ad aumentare la risoluzione dell'immagine. Allora l'ho salvata, me la salvo sul desktop, dov'è che la sono andata a mettere, aspetta che la risalvo, la chiamo 20, che così cerco di tenere un po' in ordine i file. Qui allora, una volta che ho fatto il login nel sito replicate.com bla bla bla, sulla sinistra gli dico carica l'immagine che mi interessa. Eccola qua, che vediamola, non è niente di che, eh? Attualmente ha queste dimensioni, adesso la sto visualizzando al 100%, quindi ha delle dimensioni che sono ridicole, sono un 1200x825 pixel, insomma è piccolina, no? Nel sito qua sotto gli dico di quante volte voglio che l'aumenti, lascio il 2, perché ho visto che mettendo valori più alti non ce la fa, mi dà errore e si vede che il PC non ci sta dietro ad aumentarla di così tante volte, no? Quindi bisogna fare un po' di prove a seconda del PC di cui si dispone. Nei primi tentativi proprio non ce l'ha proprio fatta, non c'è stato verso, era un'immagine che si vede che la mandava nel pallone, non ce la faceva proprio e ho dovuto cambiare immagine, cosa vuoi, e certe volte ci si trova anche in qualche vicolo cieco. Questo è il risultato, che visto a schermo così non si nota tanto la differenza, ma io me la scarico, la chiamo 21 e adesso ve la faccio vedere. Questa è l'originale, in cui se zoomo al 800%, insomma, è ovviamente sgranatissima.
attorno al 100%. Vediamo quella con la risoluzione aumentata. Al 100% già è questa cosa qua. E ovviamente se zoom a palla, all'800% sgrana, ovviamente, perché non è che l'ho ingrandita poi più di tanto. Però, cioè, capito, l'ho aumentata di due volte, l'ho fatta diventare grande il doppio. Quindi figuriamoci, cioè, ha un dettaglio. Facciamo una comparazione per capire anche se ha inventato cose. Non so, faccio uno zoom qua sulle foto, sulla scrivania, sulla lampada, no? Questa è quella ingrandita. E questa era l'originale. Non è che abbia modificato, eh. Le vediamo anche magari una a fianco all'altra. Mi si scusi se non avevo già aperto tutto. Ok, la lampada, i cuscini, dov'è che possiamo andare a vedere? Ma sì, dai, le foto qua sopra mi sembra la cosa un po' più significativa. Sulla sinistra vediamo l'originale. Eccole qua, perfettamente affiancate. Cioè, neanche da mettere, capito? Non è che abbia interpretato, abbia aggiunto cose. Sì, può capitare che magari nell'ingrandire interpreti e sbagli qualcosina. Insomma, d'altronde deve per forza inventare qualcosa di nuovo, perché il dettaglio che non c'era ce lo deve mettere dentro e quindi in qualche modo deve cercare di inventarlo, no? Però mi sembra veramente fantastico, risolto il problema della risoluzione. Chissà che, concludo, comunque SketchUp Diffusion non lo implementino in maniera tale da poter fare un download di immagini immediatamente, cioè più grandi, d'accordo. Forse implicito proprio nel fatto che la schermata ha una certa risoluzione e lui, quindi il render, me lo fa di quelle dimensioni lì, però dovrebbero incorporare all'interno un'altra intelligenza artificiale che fa un upscale. Upscale, ingrandisce direttamente l'immagine. Vediamo se lo faranno. Nel frattempo ho visto che hanno rilasciato delle novità nei giorni scorsi, mi è venuto fuori un messaggio, quindi ho fatto l'aggiornamento qua nella gestione delle estensioni. E attenzione, perché rispetto ai video che ho fatto nei giorni scorsi, quando io aggiungo la scena, lo stile me lo fa, dico io stupidamente, con la foto in primo piano all'80%, quindi mi fa intravedere comunque quello che c'è sotto nel mio modello, al posto di essere una foto in primo piano al 100% in cui vedo in tutto e per tutto. Dopo sta a me scegliere se ridurlo, secondo me. Però va bene, dai. E comunque sto notando qualche piccola differenza, qualche piccola modifica qua e là. Quindi, insomma, ci teniamo aggiornati. Farò anche altri video perché mi state mandando messaggi di interesse, insomma, su questo argomento e sono super gasato ad approfondirlo, questo argomento. Quindi, insomma, se ci sono novità, variazioni, miglioramenti, vi tengo aggiornati. Alla prossima!